Una particolarità in questo impianto, perché la versione precedente non era una versione che consigliava, non me la sentivo di consigliarla, ecco, il modulo wifi nuovo. Modulo wifi con configurazione che permette in remoto sia ai padroni di casa, anche se mi hanno detto di non usare il termine padrone di casa perché sembra un vecchio, però dico padrone di casa perché per me ha un senso anche etico. Modulo wifi che permette il controllo da remoto, quindi da dispositivi come smartphone o anche PC o Mac, ma permette anche all'installatore di vedere la caldaia e poi anche al centro assistenza. Questo è un sistema molto valido per controllare errori a distanza e ci è capitato, nelle installazioni prova che abbiamo fatto del modulo, di accorgersi e anche modificare a distanza dei parametri che mandavano in blocco la caldaia, sicché molto comodo e anche fatto molto bene questo rispetto al precedente. Ti sei reso conto che c'è una gran confusione in corso con i contributi pazzeschi legati alla biomassa complessa? Si parla di super bonus 110, eco bonus e il grande conto energia termico 2.0. Ma qual è il contributo migliore che fa il caso tuo? Beh, questa è una risposta importante da ricevere, ma prima hai tutto il diritto di capire quale sia l'intervento migliore per casa tua, così da avere tre cose: caldo in casa, abbassare le bollette annuali e rispettare l'ambiente. In descrizione trovi il link del modello di preanalisi, clicca, compila e vediamo assieme a casa tua la scelta migliore in quanto a riscaldamento e contributi. E intanto questo video, come al solito, te lo offro io. Ciao! Ok, allora siamo passati dal seminterrato al corridoio, solito termosifone in ghisa con plurielementi, che come ti dicevo, quando va in temperatura è una bomba. Il problema è mandarlo in temperatura, ecco perché impianti a biomassa si sposano bene con tipologie di riscaldamento di questo tipo. Allora ti faccio vedere, valvola monotubo della FAR. Prima ti dicevo impresso fusione, in realtà ho commesso un errore, è in ottone con la sua valvola termostatica applicata. Con i parametri, i numeri da 1 a 5, corrispondono ogni numero a una data temperatura. Raggiunta la data temperatura, all'interno che cosa c'è, Eric? C'è un attuatore meccanico che chiude la valvola sul pistoncino. Ok, perfetto. Un perno. Un perno. Un perno. No, no, no. Allora, la caldaia è in attivazione da circa un'oretta, non si vuol far riprendere, vediamo se magari la voce la sentiamo. Ecco, quindi Maria non ti faccio vedere. Tutto ok, Maria è qua? Sì, speriamo che tutto bene, dai. Penso di sì, insomma, che tutto bene, dai. È tutto visto, Gentilissima invece la Maria, grazie per la fiducia e anche per tutto quello che hai fatto. Ultimo passaggio di video, allora a distanza di una mezz'oretta più o meno, temperatura del puffer alto 62 gradi, basso 32, sicché il tutto sta già andando molto bene in funzione, 89 gradi parte della canna fumaria. Allora, caldo c'è, come vedi la pompa di rilancio sta funzionando. E quindi i termosifoni adesso andiamo a vedere che si stanno riscaldando. E la Maria, non te la faccio vedere.